Allora, iniziamo. Dunque, innanzitutto volevo darvi una previsione, una preview sulla settimana prossima. La prossima settimana, vabbè, sapete che giovedì è festa, quindi non ci sarà questa lezione del giovedì. Martedì e mercoledì. Quello che abbiamo pensato di fare anche per diciamo così, permettervi di mettervi in pari sullo sviluppo lato server, no? Del sito, in vista delle esercitazioni che seguiranno lato client, il programma per la settimana prossima sarà questo. Mercoledì, nelle ore che normalmente usiamo per laboratorio, faremo esercizi su JavaScript, su jQuery e qualcosina anche già su Ajax. Quindi ci sposteremo sul lato front-end. Martedì useremo le ore del laboratorio per fare, diciamo, assistenza, consulenza, per cui chi ha gli esercizi da finire, chi non riesce ha dei problemi, non riesce a far funzionare qualcosa, ha delle domande da chiedere sul proprio lavoro, sul proprio codice, in laboratorio, nelle ore di lezione, facciamo un'esercitazione non a tema, diciamo così, dove il tema è completamento degli esercizi passati. Ok? Quindi in modo da cercare di arrivare martedì sincronizzati con gli esercizi che abbiamo dato finora, finiti e capiti, ecco. Finiti è più facile perché magari vi dia una soluzione, però anche capiti ho provato a fare. Ok, quindi settimana prossima è una settimana di, diciamo così, laboratorio, martedì per finire, mercoledì per iniziare le parti lato front-end. Invece, oggi volevamo migliorare un pochino, anche qua, il tipo di codice che scriviamo. Ricordiamoci che martedì ci siamo lasciati su questo codice che, per carità, sono poche righe, non è molto lungo, ma è estremamente fragile, no? Questo era il codice che veniva eseguito per mostrare o nascondere, no? I vari. Scusate, ce l'abbiamo qui. Le varie descrizioni ipotetiche delle aziende. E dicevamo, il codice ci piace poco perché è fortemente dipendente da come è scritto l'HTML. Io vado a modificare di un pelino l'HTML e la view e questo codice è da rifare, da rivedere, no? Quindi, oltre che essere molto difficile da seguire, tutto sommato. Ma questo ci serviva, no? Per poter andare a prendere un gruppo di elementi nella pagina web e che avessero certe caratteristiche, cioè fossero elementi di tipo div inseriti all'interno di LI, inseriti all'interno di una UL, la quale aveva un certo tipo di classe. E su questi elementi volevamo fare su tutti questi volevamo fare un'azione ben specifica, che è quella di nasconderli. E questa è un'operazione, nella programmazione front-end, estremamente frequente. Applicare un'azione a un gruppo di elementi allo stesso tempo. Gruppo di elementi che siamo in grado di descrivere a parole, ma con le primitive del DOM vai a cercare un nodo con la getElements, con i metodi getElements, ce ne sono 3 o 4, by ID, by class, by tag name. Poi una volta che ho questo, devo poi andarmi a navigare in nodi vicini fino a trovare ciò che cerco. In questa attività di navigazione sui nodi vicini, se c'è un nodo in più o un nodo in meno rispetto a quelli che mi aspettavo, tutto il mio codice di navigazione va a farsi friggere, a meno di non complicarlo notevolmente, decisamente. Questo è il primo problema. Il secondo problema, se vogliamo un problema minore, non avevamo citato, ma adesso lo tiriamo fuori, eravamo nella pagina di View Customers. Nella pagina di View Customers avevamo quest'altro codice. On click uguale toggle customer description azienda 1, azienda 2, azienda 3. Questo di nuovo è una parte che ci dà di nuovo un pochino fastidio, perché sto creando questa volta una dipendenza inversa. No, io sto andando a codificare in modo hard-coded nell'HTML esattamente dove e quale funzione devo chiamare.
devo farlo in un certo senso, no? Perché se io non registro un gestore dell'evento su quella voce, su quel click, non succederà nulla quando l'utente ci clicca sopra. Quindi un gestore dell'evento lo devo registrare. È brutto che io debba necessariamente farlo nell'HTML, inframmezzando il codice in HTML. Proprio perché, di nuovo, se vado a modificare, se volessi ad esempio aggiungere delle nuove funzionalità, quindi magari il non solo più farlo comparire o scomparire, ma fare qualche animazione carina, qualche stupidaggine, oppure far comparire un pop-up quando ci vado sopra, aggiungessi delle altre capacità di programmazione, dovrei andare a rimettere, a registrare tutta una serie di gestori di eventi qua direttamente nell'HTML. Anche qua noi cerchiamo di trovare un modo per separare quello che è il contenuto della pagina rispetto a quello che sono il comportamento dinamico lato client della pagina stessa. La funzione la sappiamo già, l'abbiamo implementata dentro un file esterno e le funzioni sono là. Il problema è la registrazione della funzione. Allora ci può essere un modo per far sì che questa funzione venga registrata, che sia il codice JavaScript stesso a registrarsi a questa funzione e non lo debba codificare nell'HTML. In fondo il codice JavaScript è capace a modificare il DOM e modificare quindi gli elementi dell'HTML. Così come l'abbiamo usato per modificare lo stato di display, no, visibilità di un blocco visibile oppure invisibile, nulla vieta di usare sempre JavaScript per modificare un altro attributo, che non è l'attributo style, ma magari l'attributo click. Quindi noi ci sposteremo verso una logica che ci dice questo gestore dell'evento, sì, devi registrarlo, ma non registrarlo in modo hard-coded inserendolo nell'HTML. Scriviti una funzione JavaScript la quale vada a pescarsi gli elementi che gli servono e su questi elementi che gli servono registri il proprio gestore d'eventi. Quindi cambiamo di nuovo un pochino mentalità proprio per separare sempre di più. Allora, questo però, questi passaggi li facciamo, ma cerchiamo di farli evitando una programmazione diretta di basso livello sul DOM del browser. E per far questo ci aiutiamo con una libreria che è famosissima, che si chiama jQuery. jQuery è una libreria JavaScript, di fatto è un file JavaScript molto lungo che definisce tutta una serie di funzioni sue, che se noi importiamo questo script nelle nostre applicazioni, poi chiaramente il nostro codice JavaScript potrà utilizzare anche queste funzioni. E ci semplifica decisamente, jQuery è una delle 4, 5, 6 librerie JavaScript che grosso modo si competono a questo tipo di programmazione. C'è jQuery, c'è Dojo, c'è Motools, c'è YWE, che è quello della Yahoo. Ce ne sono alcune, una manciata di alternative. Tra le varie, alla fine vi presento questa, che è quella che probabilmente è più diffusa e probabilmente più semplice da usare. Che cosa fa? Lo dice il sottotitolo, write less, do more, cioè permette di fare più cose, sempre nell'ambito della programmazione lato client, scrivendo meno codice JavaScript, perché chiaramente ha delle funzioni semplificate. Allora proviamo a vedere, prendiamo una presentazione di quelle che avevo trovato, una delle tante, in realtà non mi sono messo a costruire delle slide apposite perché su questi temi si trova veramente molto. Questa è una presentazione abbastanza breve, ma ci serve come spunto per ragionare sui codici e poi dopo metterlo in pratica. Ricordiamo il modello di interazione che ci eravamo costruiti in mente martedì. Dobbiamo trovare degli elementi dell'HTML, su questi elementi intercettare degli eventi e quindi registrare un gestore che gestisca questi eventi intercettati. E questo gestore cosa farà?
a sua volta troverà, cercherà nel DOM alcuni elementi che possono essere gli stessi su cui c'era il gestore oppure altri, e farà qualcosa, no? A questi nuovi elementi. Quindi gli cambia un attributo, li cancella, li costruisce, li distrugge, li riordina, farà qualcosa. Allora, tutto questo, no? Questo di fatto pattern di lavoro, trova degli elementi e facci qualche cosa, dove può essere trova degli elementi e registra un gestore di eventi, oppure trova degli elementi e rendili visibili, oppure trova degli elementi e cancellali, eh? Ma è quasi sempre, no, un binomio di questo genere, viene gestito attraverso un'unica funzione che questa libreria definisce. Questa funzione si chiama jQuery. Questa funzione jQuery è la funzione che cerca. Spegniti. È la funzione che cerca. Il risultato di questa jQuery, della funzione, è l'elenco delle cose che ha trovato. Su questo elenco delle cose che ha trovato posso applicare dei metodi aggiuntivi che modificano le cose che ha trovato. Quindi sarà, il nostro codice sarà jQuery, tra parentesi ti spiego cosa voglio cercare, e quindi cerca, punto il metodo o i metodi che dicono cosa si voglia fare su questi elementi. Poi in realtà nella pratica la funzione jQuery non la si scrive quasi mai per esteso, perché è definita una abbreviazione, cioè un nome più corto della stessa funzione, un sinonimo, sono due funzioni, la stessa funzione, che ha due nomi diversi, e il nome della nuova funzione è dollaro. Quindi è un po' atipico, perché noi normalmente non usiamo il simbolo di dollaro come lettera da usare nei nomi di funzioni, ma in JavaScript questo è permesso, e queste librerie hanno deciso di usare questo simbolo anche per accorciare di molto il codice. Quindi vedrete il codice che sarà del tipo dollaro aperta tonda, punto qualche cosa. Dicevamo, la funzione jQuery, adesso qui c'è scritto jQuery, ma leggete alternativamente dollaro, è uguale, sono assolutamente sinonimi. Che cosa riceve come parametro? In realtà la funzione jQuery ha, diciamo, fortemente, ha un overloading molto forte, quindi in realtà può essere chiamata con parametri di tipo molto diverso. Ma l'uso più frequente, e quindi ci arriveremo ai vari usi, ma l'uso più frequente è quello di passare alla funzione un selettore CSS. O un selettore in realtà più potente dei CSS, cioè la sintassi che jQuery riconosce è un sovrainsieme di quella che i CSS sono in grado di riconoscere. Che il CSS ci va bene, uno perché lo conosciamo già, e due perché abbiamo capito che è un buon modo, comodo, semplice, per identificare gruppi di elementi. Oppure anche un elemento solo, guardate, primo, cancelletto nav è uno elemento che ha id uguale nav. Allora vado a pescare questo. jQuery, anzi dollaro, virgolette, cancelletto nav, vuol dire, è equivalente, se lavorassimo col DOM, a fare un document.get element by id, tra parentesi, nav. Trovami quell'unico elemento che ha quell'id lì, e va bene. Le altre, in questo caso ce n'è uno solo. Le altre, invece, in casi più complessi, non abbiamo una sola chiamata a livello di DOM, dovremmo fare una serie di, no, ricerche. Mentre qua, di fatto, ci restituisce, beh, nel primo caso restituisce un solo elemento, nel secondo caso e nel terzo mi restituisce un elenco potenziale di più elementi. Qui sono tutti gli H2 che sono all'interno di un qualunque div con id uguale intro. Ma allora, di div con id uguale intro, visto che questo è un id, ce ne può essere uno solo. Però questo div può contenere più H2 volendo. E qui la stessa cosa, dentro nav, il link, le anchor, i link che sono all'interno di un array con classe uguale current all'interno di un elemento che presumibilmente sarà un div con id uguale nav. Ma questo è CSS, no? Nulla di speciale. Immaginiamo che jQuery va a cercare in tutto il documento e evidenzia, no? Trova, sottolinea gli elementi che corrispondono a questo selettore.
Quindi gli elementi, ricordiamoci sempre che il risultato della funzione è un insieme, no? È una lista, un elenco, un array. Poi in JavaScript lista e array si confondono tra di loro proprio perché non ci sono dei tipi rigidi. Questa è la sintassi che si vede normalmente usando il simbolo di dollaro, a cui dobbiamo semplicemente far l'occhio, ma non è nulla di speciale. Dicevo, ci sono i selettori che si possono usare, sono un sovrinsieme di quelli del CSS, ma oltre a quelli CSS ne sono definiti anche degli altri, qui ci sono alcuni esempi, ma poi andiamo a vederli direttamente sulla documentazione quando ci servono, quindi non stiamo a passare in rassegna. Ad esempio qua sono tutti i campi di tipo input, non esiste un selettore per trovare tutti i campi di tipo input o tutti i campi di tipo input type uguale text, e qui quindi di fatto hanno esteso la sintassi del CSS per permetterci di tutti gli H1, H2, H3 sono selezionati da questo selettore, quindi sono dei selettori un pochino più potenti rispetto a quelli del CSS, ma questo non ci spaventa una volta che sappiamo dove trovare l'elenco completo. Dopodiché, dicevamo, una funzione jQuery mi ritorna un insieme di elementi. Un insieme di elementi che possiamo usare, il modo più semplice è quello di usarlo come un array. Quindi ritorna di per sé un oggetto collection, che è un oggetto più complesso, ma se vogliamo lo usiamo come se fosse normalmente un array, e quindi possiamo sapere la lunghezza, punto length, e accedere ai vari elementi di questo array. Quindi sappiamo che se questo div.section mi ritorna 3 elementi, vuol dire che nel nostro documento ci saranno 3 div con class uguale section. E vabbè, poi ci farò qualche cosa. Nell'ordine in cui li trova, nell'ordine in cui sono presenti all'interno del documento. Quindi un elenco ordinato. E adesso cosa ci faccio su questo elemento? Io potrei fare qualcosa su ciascuno di questi elementi, quindi magari il primo lo nascondi, il secondo lo nascondi, il terzo lo nascondi. Quasi sempre tenderemo a dover fare la stessa azione su tutti gli elementi. Se li dovessimo trattare in modo diverso, probabilmente avremmo fatto un selettore, no, che seleziona solamente uno o quello che deve essere trattato in modo diverso, e un altro selettore che seleziona gli altri. Quando è frequente fare la stessa operazione su più elementi, è possibile chiamare dei metodi che lavorano direttamente sulla collection e non sui singoli elementi. Adesso non guardiamo questo each che è fuorviante perché è più complesso. Cosa possiamo fare su questi elementi? Quindi che sia uno o che siano molti. Possiamo applicare dei metodi che li modifichino. Ad esempio, partiamo da quelli semplici, modificare ciò che c'è scritto. Punto text modifica il testo contenuto all'interno dell'elemento. Questo qua era in questo caso un elemento di tipo span e quindi viene rimpiazzato. Immaginate, lo span poteva contenere qualche cosa. Ciò che era prima, precedentemente, il contenuto dello span viene cancellato e tra span e barra span viene inserito questo testo. Si può fare anche ovviamente col DOM, però diventa abbastanza pesante perché lo span avrà un nodo figlio che sarà di tipo text, bisogna cancellare quel nodo, creare uno nuovo, modificare la sua proprietà, qui si fa in un attimo. Non solo, se questo selettore, come è questo esempio, visto che c'è un id, ritorna un elemento solo, modifica il testo contenuto in quell'elemento, ma se il selettore restituisse un gruppo di elementi, lui modifica il testo contenuto in tutti questi elementi. Quindi lo stesso metodo serve, nella maggior parte dei casi, si applica sia a un elemento singolo sia a un gruppo di elementi, se contiene solo del testo. Se invece voglio creare in questo testo anche dei tag HTML, allora userò un altro metodo, .html, che va a modificare un attributo diverso, che si chiama innerHTML, e permette di inserire all'interno di un elemento non solamente del testo semplice, ma anche dei tag HTML, costruendo i nodi del DOM relativi. Quindi di fatto si fa aiutare dal browser, dice: senti, parsificami questo perché mi serve un nodo M, ad esempio, no? Che prima non c'era. Oppure posso modificare gli attributi. A.nav, atr, href e questo indirizzo.
Cosa sto facendo qui? Sto prendendo tutti i link con classe nav, navigazione probabilmente, e a questi cambio un attributo, in particolare cambio l'attributo href e lo metto uguale, lo ridirigo a un sito diverso rispetto alla destinazione che aveva prima. Questo lo posso fare con qualsiasi tipo di attributo. Posso farlo, e lo fa su tutti i link della pagina, in questo caso perché non tutti, tutti quelli che hanno classe nav. Posso, volendo, modificare più di un attributo per volta, posso eliminare un attributo, va bene. Lo posso fare su qualunque attributo, l'altra volta lavoravamo sull'attributo style. In realtà su molti attributi ci sono già dei metodi che ci lavorano direttamente. Ad esempio c'è un metodo .css che mi permette proprio di modificare una proprietà CSS di quell'elemento o quel gruppo di elementi selezionato. Oppure aggiungere e togliere delle classi. Forse una cosa che non abbiamo mai sfruttato finora è che un elemento in HTML può avere più di una classe. Classe uguale, aperte virgolette, posso mettere una o più classi separate da spazio. E ovviamente le regole CSS che verranno applicate a quell'elemento sono la somma delle regole relative a tutte le classi che ho specificato. E la stessa cosa anche in jQuery, se ho più di una classe verranno selezionati gli elementi, di fatto è un'unione, no, delle varie proprietà. Così come è possibile interrogare l'elemento, perché a volte ci interessa sapere se è visibile, se non è visibile, se è presente, eccetera. Allora si usano essenzialmente gli stessi metodi ma con un parametro in meno. Qui ad esempio il metodo attr, se preso con un parametro solo, mi restituisce il valore che ha quell'attributo. Se chiamato con due parametri, il primo è il nome dell'attributo e il secondo è il valore che ci voglio forzare dentro. Quindi a differenza delle classi Java in cui per leggere o per scrivere abbiamo due metodi diversi, un get e un set, qui c'è un metodo solo. Normalmente, che se ha un parametro in meno legge, se ha un parametro in più scrive il valore di questo parametro. Quindi ci sono meno nomi da ricordare. Ho delle funzioni per navigare all'interno del DOM, quindi spostarmi da un nodo a un altro nodo, in modo più semplificato che non con i cicli for che abbiamo usato l'altra volta. In realtà non è da un nodo a un altro nodo, è da un gruppo di nodi a un gruppo di altri nodi, quindi magari div.section ce ne sono tante, .parent mi restituisce l'insieme dei nodi che sono l'insieme dei padri di tutte le div.section che avevo trovato, quindi anche qui lavoro su elenchi, e questo mi permette di andare più veloce. Ecco, poi volevo arrivare fino a qua, prima di vederlo poi sul sito e poi nella pratica. Una delle cose che posso fare, dicevamo, è registrare un gestore di eventi. Cambiare un attributo, uno degli attributi potrebbe essere onClick. Allora, questo si fa facilmente col metodo .click o .over o punto, in funzione chiaramente del tipo di evento che vogliamo catturare. Proviamo a leggere questo. jQuery ha due punti first. Due punti first è uno pseudo selettore che seleziona il primo di un elenco di link. Quindi il primo link dell'elenco, registro il gestore del click e tra parentesi, quindi c'è un'aperta tonda e la chiusa tonda che è là sotto, c'è il nome di una funzione che deve essere chiamata del gestore dell'evento. Ho già pronto nel mio codice JavaScript una funzione che sia in grado già di gestire quell'evento. Oppure JavaScript mi permette di definire una funzione anonima sul posto. Quindi voi immaginate che da qui, dalla f di function, fino a questa chiusa graffa, in realtà c'è il nome, c'è una funzione, il nome di una funzione, funzione Pippo. Però visto che quella funzione viene usata solo lì, solo per far quello, tante volte è sprecato definire una function Pippo e poi lì dentro mettere Pippo come nome. Viene usata una volta sola. Devo sforzarmi a inventare, non la chiamerò Pippo, la chiamerò funzione gestore dell'evento click sul primo link. No? Perché poi devo inventare dei nomi che mi aiutino a non confondermi e poi li uso una volta sola. Allora, in JavaScript è possibile creare una funzione anonima inline, ovunque ci serva. Ovunque ci serva un identificatore di funzione, un riferimento a una funzione, posso crearne una.
Semplicemente con la parola chiave function, normalmente function, nome funzione, tra parentesi parametri, qui vedete che il nome funzione non c'è, c'è solo il parametro. Quindi ovunque ci serve un valore di tipo funzione, posso creare una funzione nuova, anonima, inline. E quindi dico, definisco una funzione che riceve un parametro, aperta graffa, chiusa graffa, e ti do l'implementazione di quella funzione. Ed è un po' strano vedere una coppia di parentesi graffe dentro una coppia di parentesi tonde, dentro un argomento di una funzione. In realtà in JavaScript è frequentissimo questo. Allora cosa dice questo codice? Che registra come gestore dell'evento click su quegli elementi questa funzione. Quindi questa funzione, il corpo di questa funzione, dall'aperta graffa alla chiusa graffa, non viene eseguito adesso, ma viene preso e registrato come gestore di eventi a quegli elementi. Quando l'utente cliccherà, verrà scatenato il codice che c'è tra queste parentesi graffe. Quindi sto dicendo, quando l'utente clicca lì, esegui questo codice. E questo gestore dell'evento, se quel selettore mi seleziona 50 elementi, verrà, questo stesso codice verrà eseguito su tutti e 50 gli elementi. Dopodiché che cosa fa il codice? Il codice in questo caso va a cambiare il colore di sfondo di quell'elemento. Quando ci clicco sopra cambia il colore di sfondo. Però ci manca ancora un ingrediente, perché se io quel gestore dell'evento l'ho registrato su 50 elementi diversi e il codice è sempre lo stesso, come faccio a sapere di quali di questi 50 cambiare il colore di sfondo? Non lo voglio cambiare di tutti, lo voglio cambiare solamente di quello su cui ho cliccato. Allora, per far questo ci viene in aiuto la variabile this, che ha sempre un riferimento nei gestori di evento. La variabile this, visto che l'evento è di fatto un metodo dell'elemento DOM, ricordiamoci, noi quando registriamo un gestore d'evento lo registriamo come una proprietà di un certo elemento HTML, ma in realtà è una proprietà di un certo oggetto DOM che rappresenta quell'elemento HTML. Quindi quello è un metodo di un oggetto. Come tutti i metodi, this è riferimento all'oggetto stesso di cui tu sei metodo, di cui tu, questo metodo, per il quale questo metodo è stato chiamato. Quindi nel corpo di un gestore di evento, anche se sono dentro una callback jQuery, this continua a voler dire l'oggetto DOM che mi ha scatenato l'evento. Quindi io ho registrato 50 gestori di eventi, uno è scattato, this punta al DOM, all'oggetto DOM, che ha scatenato quell'evento. This. Qui non c'è scritto this, c'è scritto jQuery tra parentesi this. Allora questo è un uso diverso della funzione jQuery. Finora come argomento della jQuery c'era un selettore CSS. Adesso qua invece come argomento jQuery c'è un oggetto DOM. Che cosa fa la funzione jQuery quando gli passa un oggetto DOM? Gli dà i superpoteri. Nel senso che l'oggetto this è un oggetto DOM che ha una serie di metodi, una serie di proprietà. $this è un oggetto jQuery che ha tutte le proprietà dell'oggetto DOM più tutte le altre quelle offerte dalla libreria jQuery. E quindi crea un oggetto jQuery che rappresenta, che riveste, no? Dà i superpoteri, aggiunge delle funzionalità a quell'oggetto DOM che c'era già prima. Quindi se io dovessi chiamare solamente dei metodi nativi del DOM, posso usare semplicemente this. Eccetera, eccetera. Se volessi usare delle funzioni JavaScript relative alla libreria jQuery che si applicano a quell'oggetto, faccio un wrapping, no? Circondo l'oggetto DOM originario, lo trasformo in un oggetto jQuery e a quel punto posso chiamarci sopra tutti i metodi della libreria jQuery. E quindi in questo caso gli cambio il background. Dopodiché c'è l'ultima riga, queste tre righe sono molto dense, no? Di ragionamenti, perché alla fine poi il codice jQuery è di questo tipo, molto sintetico ma fa molte cose, ha pensato bene ma poi in realtà fa molte cose. L'ultima riga, che si può sempre, un gestore di evento, cosa succede? Io clicco su un elemento, viene chiamato gestore dell'evento.
Cosa succede se su quell'elemento sono registrati più gestori di eventi? Vengono chiamati in sequenza. A meno che uno di essi a un certo punto blocchi la propagazione dell'evento e dica basta, questo evento qua adesso scartalo, non passarlo, non farlo propagare ai livelli successivi. Livelli successivi di cui uno probabilmente è il browser stesso. Quindi se io clicco su un elemento, eseguo l'elemento on click, ma se per caso quell'elemento è proprio un link, quello lì ha già un gestore d'evento, che è il browser che dice ok, quando clicco su un link cambia la pagina. Allora, in questo caso io voglio dire, guarda, io gestisco io l'evento e non voglio che arrivi al browser. Quindi questo return false vuol dire adesso blocchiamo questo evento, è stato gestito, non venga propagato ai livelli successivi. Se invece non metto return false, o metto return true oppure nulla, l'evento invece viene propagato. E quindi viene anche gestito dal browser dopo che l'avrò gestito io. Dipende da che cosa mi serve. Questo serve soprattutto... pensiamo quando inviamo un form, no? Quando io registro un non click sul bottone di submit. Quando l'utente clicca sul bottone di submit, prima di inviare il form voglio fare delle verifiche che i dati ci siano, lato client. Se i dati non sono validi, io vorrei evitare che poi questo form venisse inviato al server, perché altrimenti ho verificato che i dati non sono validi, ho messo i messaggi d'errore, poi un millisecondo dopo questa pagina scompare perché avviene la chiamata al server. Quindi di fatto sarebbe inutile. Vorrei in quel caso inibire l'azione vera di submit, quella che farà il browser. E allora lo farò proprio in questo modo, no? Uccidendo la propagazione dell'evento. Ecco, quando... Allora, questo codice JavaScript viene eseguito e non fa nulla. Quando eseguo questo non cambia nessun colore di background, registra una funzione che quando l'utente cliccherà su un elemento cambierà il colore di background di quel link. Adesso chiediamoci, va bene, quel codice lì dove lo metto? Potrei metterlo in un file JavaScript che includo all'inizio della pagina. Il problema è che se io scrivessi questo in un file JavaScript che includo all'inizio della pagina, quel selettore $A non ritornerebbe nulla, non troverebbe nulla. Perché nel momento in cui lo script venisse eseguito, la pagina non è ancora stata caricata. E allora non ci sono ancora, perché devono ancora essere letti, devono ancora arrivare dal browser, dal server. Non ci sono ancora i nodi A a cui fare questa registrazione. Quindi quando io registro dei gestori di eventi a degli elementi, su degli elementi, devo essere sicuro che questi elementi ci siano già stati caricati nel browser. Quindi in realtà il momento giusto in cui scrivere questo codice non è all'inizio della pagina, sarebbe al fondo della pagina, dopo che la pagina è già stata caricata dal browser e il DOM è già stato inizializzato. A quel punto sono sicuro che ho un insieme di oggetti DOM su cui posso lavorare. Forse ricorderete che abbiamo visto che ci sono degli eventi speciali che sono definibili solamente a livello di body. Body onload uguale. Sono eventi che vengono scatenati quando il body del documento viene caricato. Allora, noi potremmo mettere questo codice dentro un gestore di evento e questo evento sarà il caricamento del DOM. Scritto in jQuery si scrive così. $document, document è l'oggetto DOM che rappresenta il documento, $document è il documento con i superpoteri, cioè trasformato in un oggetto jQuery. Punto ready cattura l'evento che il DOM è pronto, quindi ha caricato tutto ciò che deve caricare, e quando il documento è pronto eseguo del codice. Questo codice 90 volte su 100, qui si fa un alert ma non mi interessa, 90 volte su 100 registrerà dei gestori di eventi sugli elementi della pagina. Allora, proviamo a mettere in pratica questo. Poi qui sono... Noi avevamo
torniamo al nostro esempio. Noi avevamo una pagina che contiene questo elenco di aziende. Noi abbiamo detto, non vogliamo, non ci piace più inserire del codice JavaScript diretto, registrare dei gestori degli eventi direttamente nell'HTML. Vorremmo che l'HTML fosse il più pulito possibile, per una marea di ragioni. Prima la portabilità, la manutenibilità, eccetera. Allora, noi scriveremo, quando genereremo l'HTML, dovremo farlo semplicemente quasi senza ancora sapere quali tipi di comportamenti dinamici ci saranno. Cerchiamo di disaccoppiare il contenuto rispetto al comportamento che avrà questo contenuto. Quando creiamo l'HTML cerchiamo solamente di aggiungere dei riferimenti che rendano facile poi andare a selezionare le varie parti della pagina. Quindi sceglieremo di abbondare di class oppure ID messi nei vari elementi. E se ci sono dei blocchi che ci interessano, mettiamogli un div intorno o uno span intorno, così sono più facili da trovare. Ad esempio, separiamo il fatto che questa azienda pink e questo div siano attaccati uno all'altro, rende difficile selezionare l'azienda pink da sola. Quindi magari gli mettiamo uno span con class uguale nome azienda, che wrappa il nome. Quindi dentro questo LI ci sarà uno span che contiene il nome dell'azienda e un div che contiene la descrizione. Magari possiamo anche metterci una class uguale descrizione azienda. Sono classi queste che non vengono usate a livello di CSS, o magari sì o magari no, non lo so. Noi li stiamo mettendo per marcare in qualche modo, diciamo così, semanticamente, le varie parti della pagina, per dare un significato a che cos'è quel testo. Perché poi magari di div ce ne sono tanti, e se un domani ci dice che oltre che le informazioni sull'azienda mettessi anche altre informazioni, non so, i dipendenti, i luoghi, eccetera, in un altro div, beh, questo secondo div avrà una classe diversa perché lo tratterò in modo diverso. Quindi io non so ancora, non voglio ancora, diciamo così, impegnarmi ed essere sicuro al 100% di che cosa andrà a finire qui dentro o che non potrà evolvere. Io marco l'HTML il più possibile e poi a parte penso a che comportamenti dinamici dare a questo HTML. Quindi proviamo ad andare avanti a marcare in questo modo le nostre tre voci. Poi li useremo o non li useremo in JavaScript, non lo so, non mi importa, io li metto. E poi questo id uguale a 1 era sbagliato perché c'era uno spazio che mancava. Azienda 2, formattiamolo un pochino meglio. Ecco, finora non abbiamo fatto nulla, nel senso che dal punto di vista grafico assolutamente non è cambiato nulla, questi span e questi div non fanno nulla, no? Non cambiano il layout della pagina. Hanno un effetto però sul fatto che la pagina adesso non funziona più. Ho fatto una modifica minima, no? Ho messo uno span e ho messo una classe e un div, però il codice di JavaScript che avevo scritto prima non funziona più. Uno perché ho tolto il gestore dell'evento, ma poi anche se ci fossero ancora, il nome dell'azienda non è più dentro l'LI ma è dentro uno span adesso, quindi non lo troverei più. E quindi questo è un esempio della fragilità del codice che avevamo prima. Modifichi qualcosa per migliorarlo, per renderlo un pochino più pulito e non ti funziona più niente. Non ci piace. Allora, noi quello che vogliamo fare quindi è includere all'interno di questa pagina quei gestori degli eventi, la stessa funzionalità ma realizzata con jQuery. Allora, questo vecchio file customer.js non lo includiamo più, non ci piace. Lo teniamo lì per andare a saccheggiare del codice se ci serve, ma torniamo nel template e modifichiamo le inclusioni.
Allora, come prima cosa, devo includere la libreria jQuery. Come faccio a ottenere la libreria jQuery? Beh, nel mio sito devo fare, perlomeno includere come minimo due script. Uno è la libreria jQuery e l'altro è il codice mio. Allora, come faccio a includere la libreria jQuery? Innanzitutto devo prendere il file. Allora, posso comportarmi in due modi diversi. O dico al browser di andarsi a prendere la libreria direttamente da qui, no? Qui c'è un indirizzo da cui posso scaricarla, no? Questo indirizzo qui, potrei usare direttamente questo. Source uguale quell'indirizzo lì. Vuol dire che il mio sito, tutte le volte che i miei utenti aprono il mio sito, alla prima richiesta il browser richiederà il file jQuery.javascript, la libreria, non dal mio sito, ma in questo caso dal sito jQuery.com. E questo da un lato mi, se vogliamo, può convenire se magari lo stesso utente ha già visitato prima un altro sito che usava sempre la stessa libreria, in realtà quel file lì ce l'ha già in cache. Però se magari stiamo sviluppando in questo momento non abbiamo il collegamento di rete, non funziona più nulla. Perché magari noi vediamo l'applicazione su localhost ma non possiamo collegarci a jQuery.com. Quindi l'alternativa è quella di prendere questo file e scaricarcelo in locale e metterlo direttamente nel nostro progetto. Di questo file ne esistono due versioni, quella production e quella development. Differiscono in due cose: nella dimensione, 31 kB rispetto a 300 kB, quindi quello development è grosso 10 volte tanto, perché è leggibile, non da noi forse, ma tutto sommato ci sono i commenti, ci sono gli spazi, ci sono le indentazioni. E questo aiuta anche magari alcuni editor o alcuni debugger a orientarsi. Quindi in fase di sviluppo conviene avere questo, se non altro perché ci sono i commenti. In fase invece di quando lo sviluppo è terminato, per andare in produzione, conviene fare in modo che i nostri utenti abbiano una quantità minore di dati da scaricarsi quando si collegano al sito, e quindi da 300 a 30 kilobyte. Questa è esattamente la stessa, lo stesso file in cui sono stati cancellati tutti i commenti, tutti gli spazi, e i nomi delle funzioni interne, delle variabili interne, sono stati ridotti. Quindi una funzione si chiama, vedete che c'è una funzione che si chiama, le variabili si chiamano tutte così, con nomi di una lettera sola, no? O due lettere al massimo, totalmente illeggibile. Ma è lo stesso codice, chiaramente non c'è uno che lo fa a mano, ma ci sono dei software di cosiddetta minimizzazione che prendono un sorgente JavaScript completo e buttano via tutto ciò che è superfluo, solo per avere tempi di scaricamento inferiori. Allora, noi ovviamente lavoreremo con la versione di sviluppo e questo file ce lo salviamo all'interno del nostro progetto. Quindi è un file che poi ci possiamo copiare da un progetto all'altro. Beh, io questo l'avevo già scaricato ieri, ma l'ho messo in una cartella mia. Dovrei metterlo dentro il progetto. Chi si ricorda dove sono? Workspace, eccolo qua. Workspace, Energy Community, Web Content, Modulo, Template, Script, e finalmente lo metto qua dentro. Ok, lo salvo dentro il progetto jQuery171.js. Fatto una volta, quindi nella mia directory scripts, se aggiorno il contenuto del progetto, adesso compare anche il jQuery, che come vi dicevo è un file abbastanza lungo, definisce delle funzioni, ma noi non abbiamo il sorgente, ma normalmente non lo andiamo a guardare. Però il sorgente a volte può servire all'editor per andare a vedere le funzioni incluse. Quindi a questo punto noi possiamo includere con lo stesso indirizzo di prima, anziché customers.js, includiamo, come si chiama, jQuery171, se non sbaglio. Andiamo a vedere il file, non mi ricordo il nome esatto.
jQuery con la Q minuscola trattino 1.7.1 jQuery.js. Ok. E a seguito di questo includiamo anche un secondo file, questo include la libreria jQuery. Dopodiché possiamo includere un file che è relativo alla nostra pagina. Visto che però adesso andremo a registrare dei gestori di eventi, lasciamolo qua. Probabilmente a regime mi converrà spostarlo dentro la view customer, perché così registro i gestori di eventi solamente su quella pagina lì, perché non vorrei che per caso in un'altra pagina ci fossero degli elementi che hanno la stessa classe. Ma per ora va bene così. Chiamiamolo solamente customers 2, per ricordarci che è la nuova versione, oppure no, facciamo JQ, customers JQ, per ricordarci che è la versione che è basata su jQuery. Quindi adesso non stiamo più usando il vecchio customers e abbiamo deciso di creare un nuovo file JavaScript che chiamiamo customers.js, JQ, scusate, .js. customers.jq.js, customers, controlliamo tre volte in modo di essere sicuri. Perfetto. Allora, che cosa mettiamo dentro questo file? Quindi, contiene comportamento dinamico della pagina più customers usando la libreria jQuery. Allora, la pagina è view customers è a questo punto pulita, non c'è codice JavaScript, non ci sono stili, non c'è CSS dentro. Quindi dobbiamo noi partire da una pagina normale e trasformarla in una pagina interattiva. Per far questo, la prima cosa che facciamo è registrare dei gestori di eventi. La registrazione dei gestori di eventi agli elementi HTML va fatta, dicevamo, solamente quando il DOM è completo. Allora, di fatto, in questo file ci sarà un'istruzione unica che è questa. Non è esattamente questa. Partiamo da qua e la modifichiamo. In questo file ci sarà un'unica istruzione che dice $document.ready, cioè quando l'oggetto document genera l'evento, registra, allora, questo file viene incluso in testa, nell'head del documento. In quel momento non ci sono ancora nodi del DOM, c'è il nodo principale, il nodo document ovviamente, a cui verranno poi aggiunti gli altri. Allora io faccio che registrare già subito un gestore di eventi al nodo document, dicendo, quando questo nodo document, tra un po', tra 200, 300, 500 millisecondi, mi dirà ho finito di caricare l'HTML, scatenerà un evento onload che poi jQuery trasforma, controlla e trasforma in un evento che si chiama ready, allora io sto registrando un gestore per l'evento ready quando succederà. E il gestore è questa funzione qua. Che cosa farà questa funzione? Registrerà gli eventi. Quindi al momento del caricamento della pagina viene solamente registrato un gestore di eventi all'evento ready del DOM, del document, quindi dell'albero, dell'inizio della radice dell'albero del DOM. Punto e virgola e il file è finito. Non posso fare null'altro in questo momento. Beh, se non eventualmente definire delle function, ma solamente definirle e non chiamarle. Allora, quindi dovrei a questo punto definire una function registra gli eventi subito sotto in cui vado a registrare appunto i vari eventi. Lo potrei fare, ma molto più frequentemente questa funzione la definiamo inline. E quindi diciamo, qual è la funzione che stiamo registrando? E la scrivo qui.
Non do il nome di un'altra funzione che definirò qui sotto. Definisco una funzione anonima così al volo. Definire una funzione al volo significa function, tra parentesi, gli argomenti, in questo caso non ce ne serve nessuno, parentesi graffi, il corpo della funzione. Ok, quindi sto definendo una funzione, sono dentro il corpo della chiamata, no, dell'argomento del metodo ready della chiamata al document. Il codice che scrivo non verrà eseguito adesso, verrà eseguito all'atto in cui ci sarà l'evento ready. E cosa devo fare? Dovrò registrare un gestore dell'evento click a un certo insieme di elementi. Voglio dire, quando l'utente clicca sul nome dell'azienda, fai certe cose. Allora, il pattern JavaScript jQuery è quello, dollaro, selezioniamo gli elementi, punto click, registro gestore, tra parentesi, il nome della funzione. Allora, gli eventi, gli elementi su cui voglio registrare il gestore del click, adesso possiamo scegliere se devono essere l'intero div, scusate, l'intero li, oppure solamente lo span col nome dell'azienda. Io metterei l'intero li così quando è aperto, se clicco su qualunque punto della descrizione si richiude e non devo andare a mirare, no, con precisione chirurgica il nome dell'azienda. Quindi l'li dentro ul customer list. ul.customersList.li. Ok, questo selettore mi seleziona i 3, 4, 5, quanti sono? Li interni alla lista ul con classe o id. Classe, customersList. A tutti e tre questi elementi registro un gestore di eventi. E qua dovrò mettere il nome della funzione che gestirà questi eventi. La posso scrivere a parte, oppure posso usare lo stesso meccanismo di definirla inline. Qui o si va in ordine, per ordine, indentando bene le cose, o dopo un po' non si capisce più nulla. Soprattutto qua sotto, guardate, abbiamo chiusa graffa, chiusa tonda, punto e virgola, chiusa graffa, chiusa tonda, punto e virgola. Sì, ma cosa sta succedendo, no? Allora, il codice che scriviamo qua dentro, quando viene eseguito? Verrà eseguito quando si scatenerà un evento click su quegli elementi. Quindi viene eseguito ancora, già il codice di questa function qui viene eseguito ritardato, non adesso, ma quando il documento sarà pronto. Questo codice qui è ancora più ritardato, no? Perché quando il documento è pronto setta un allarme, no? Setta un evento, e quando l'evento si scatenerà il codice verrà eseguito. E cosa ci facciamo a questo punto? Beh, qui c'è il lavoro vero da fare. Prendere tutti questi div con la descrizione azienda e nasconderli tutti tranne uno, che è quello correntemente visualizzato. Allora, nasconderli tutti è facile. Nasconderli tutti significa prendere tutti gli elementi div con classe descrizione azienda. Descrizione, bisogna solo fare attenzione a copiare bene il nome, se no va a cercare una classe che non esiste. Quindi quando cliccherò va a prendere tutti i div con descrizione azienda e gli metto l'attributo display a none. Oppure c'è un metodo più comodo, che è anche più leggibile, che si chiama hide. Magari erano già nascosti, fa lo stesso.
E poi rendo visibile, quindi chiamerò il metodo show solamente sul div relativo al punto in cui ho cliccato. E qual è? Dunque, l'evento chi me l'ha generato? L'evento me l'ha generato questo LI. Quindi io dovrò rendere visibile un div con classe di iscrizione azienda che è dentro questo LI. Quindi devo fare una ricerca simile a questa, ma senza partire necessariamente dalla radice del documento e trovarli tutti, ma partendo dall'elemento che mi ha generato l'evento. Quindi il div descrizione azienda dentro di me. Dimmi. Sì. Infatti, devo partire dal DIS. Però il DIS è l'LI. E dico, dentro questo LI mi pare che sia mi find o search, adesso non mi ricordo, ma andiamo a vederlo subito. Ecco, la cosa che devo farvi vedere, ho dimenticato, sono partito subito col codice, è questa pagina documentation dove c'è tutto. Dove in particolare vedete che questo API reference, no, ci dà ciò che ci serve. Funzione ce n'è una sola. Selectors ci dice tutti i modi per selezionare degli elementi. Ad esempio un ID, seleziona un ID e poi per ciascuno di questi c'è la descrizione con gli esempi, no, di come usarlo. Quindi è abbastanza completa e approfondita la documentazione su questo sito. Ad esempio a me serve trovare gli elementi contenuti all'interno di un elemento, allora vado a cercare nel settore attraversamento del DOM, non c'è un c'è un find, trova i discendenti di ciascun elemento nell'insieme corrente di elementi già trovati, in questo caso c'è DIS, uno solo, filtrati attraverso un selettore. Quindi trova come figli di questo, come discendenti di questo elemento, quelli che corrispondono a questo selettore. Una funzione molto simile si chiama children, la differenza è che quindi va a vedere i figli degli elementi selezionati filtrati da un selettore, quindi solamente quelli che rispettano un certo selettore. La differenza è che children va avanti di un livello, find va avanti di n livelli, fino a quando, cioè attraverso tutto l'albero. In questo caso il div lo troviamo al primo livello annidato. Però se dovessimo modificare il codice, find è un pochino più robusto da questo punto di vista, anche un pochino più invasivo. Allora, io devo a un certo punto cercare un div punto descrizione azienda. E lui lo devo mostrare. Adesso questo è leggermente diverso da quello che facevamo prima, perché non c'è modo di chiudere un elemento se non aprendone un altro. Ma ovviamente si può sistemare, volevo arrivare a un primo esempio che ci stesse su una pagina. Allora, vediamo se tutta questa chiacchierata funziona. E proviamo a riprendere il nostro sito. Andiamo su Customers, clicchiamo su una voce e fa comparire la sua descrizione. Adesso non c'è il grassetto perché il CSS, avendo messo quello span, non mi va più a prendere il nome dell'azienda. E se clicco sugli altri, chiude tutti tranne quello. Quindi abbiamo, vi ho detto, non è esattamente quello di prima, perché se clicco sul nome dell'azienda adesso non si chiude, se vogliamo lo possiamo modificare, è un attimo. Però siamo riusciti a fare la stessa funzionalità
con una complessità del codice estremamente ridotta. È più complicato questo codice da capire, no? Le prime volte prendetevi pure le pastiglie per il mal di testa, perché uno deve pensare che questo qui viene eseguito quando verrà scatenato quell'altro evento, eccetera, eccetera. Poi quando faremo cose più complicate, in risposta ad un evento registreremo un gestore per un evento ancora futuro e poi lo distruggeremo, quindi è una programmazione molto asincrona. Non faccio le cose, dico che le farò quando succederà qualche cosa. Quindi più complicato perché il codice non viene eseguito nell'ordine in cui lo scrivo, ma verrà eseguito, no. Va bene. Cercheremo di mantenere le cose molto ordinate e molto semplici. Però rispetto al codice di prima, questo oltre al fatto che fatta la tara a imparare un pochino il metodo di funzionamento di jQuery, è anche molto più robusto. Perché se vado a modificare lo span, aggiungo un altro div che non c'entra niente, purché abbia una classe diversa, no, posso anche far evolvere l'HTML e questo qui, chiaramente nei limiti, non posso trasformare quella UL in qualche cosa di diverso, ma nei limiti questo riesce ancora a funzionare anche se l'HTML diventerà un pochino più complesso, se aggiungo delle cose ad esempio. Quindi è più semplice, più robusto, e ha l'altro grosso vantaggio che finora non abbiamo toccato, non abbiamo citato, che lavorando direttamente col DOM, soprattutto se uno fa le cose un pochino complicate, ci si scontra molto di frequente con le incompatibilità tra i diversi browser. Ci sono alcuni metodi, alcune proprietà degli oggetti DOM che i vari browser implementano in modo leggermente diverso. E quindi un codice JavaScript che funziona magari perfettamente su Firefox non funziona su Internet Explorer o viceversa con Chrome. E per dettagli, per carità. Però significa che noi quando dobbiamo sviluppare dovremmo sviluppare e testare sui vari browser, tra l'altro ogni versione del browser risolve i problemi precedenti e introduce dei nuovi, quindi è una gara all'inseguimento. Che invece jQuery fa per noi, perché quando noi chiamiamo una funzione hide oppure show oppure find o quello che sia, jQuery sa in quale browser, cioè gli sviluppatori di jQuery hanno fatto questo lavoro per noi, di andare a implementare questi metodi tenendo conto, visto che loro lo testano, avranno milioni di siti e di utenti che usano jQuery, no? Vanno a testarlo con tutte le versioni possibili dei browser, chiaramente disponibili alla data del rilascio di quella versione, e fanno gli adattamenti del caso. Quindi guadagniamo quasi automaticamente in compatibilità tra i diversi browser, perché le differenze sono nascoste dalla libreria stessa, dalla libreria jQuery. Se andiamo a vedere il codice jQuery, tante volte, in diversi punti, anche se non è facile da leggere, ci sono, vedete che qua ha delle stringhe per riconoscere qual è il browser, e poi se uno va a vedere, insomma, Mozilla nel codice, di tanto in tanto dice: ma guarda che questi browser lo fanno in questo modo, altrimenti lo faccio in un modo diverso, Internet Explorer lo fa in modo diverso, e il codice è pieno di queste cose, che se non fanno loro dovremmo fare noi, per fortuna, no, la libreria. E quindi questo è un altro vantaggio dell'uso di una libreria di questo genere. Ecco, per chiudere l'esercizio io direi ancora di mettere a posto il CSS in modo da ripristinarlo esattamente come era, quindi mettere in grassetto questo nome e fare in modo di poter anche chiudere questa voce. Quindi due modifiche da 3 minuti, così chiudiamo con una versione del sito che è visivamente identica alla prima, ma come pulizia del codice è decisamente migliore. Allora, noi avevamo questo span class uguale nome azienda che volevamo mettere in grassetto. Questo è solo lavoro di fogli di stile, che applicava, noi avevamo messo il grassetto all'LI, in realtà dobbiamo mettere lo span punto nome azienda. E a questo punto questa lista, questa regola che tutto sommato mi piaceva poco, no, di rimettere a normale tutto, non grassetto, tutto ciò che
Era nell'LI ma non era fuori dal div, anche questo era molto fragile, non ci serve più, perché abbiamo giustamente messo uno span per identificare quello. Ma quindi tutte le volte che quando noi genereremo il codice HTML usiamoli questi span, marcare questa è la data, questo è il nome, questo è il cognome, poi magari non servono a niente, non vengono usati, ma nessuno può escludere che in un futuro mi possa servire andarmi a agganciare a quel pezzo di pagina, anziché andarlo a cercare chissà come sulla base della struttura dell'HTML, se ce l'ho marcato in uno span, uno span se è un elemento inline, in un div se è un elemento di tipo blocco, marcato con una classe lo troverò subito. Quindi ho semplicemente spostato il bold sul nome dell'azienda, possiamo anche mettere che Carso, due punti, dov'è la manina? Pointer progress move. Sa pointer, non sono sicuro. Perché l'altra volta volevate far vedere la manina, no? Non mi ricordo come sia. Sì, era pointer. Quindi a questo span ho dato la regola che la faccio in grassetto e quando ci vado sopra mi rende manina il puntatore. Dopodiché l'altro lavoro da fare è quello di chiudere l'elemento. Quindi se per caso clicco su un elemento il cui div è già aperto, eccezione, lo richiudo. Lo richiudo in realtà vuol dire non faccio nulla perché li chiudo tutti d'ufficio. Allora devo andare prima di agire qui, prima di fare l'ID di tutti, che poi non saprei, devo andare a chiedermi se quell'elemento lì su cui sono in questo momento è visibile oppure no. Allora mi chiedo se this.find, cioè questo div che stiamo per visualizzare, è visibile adesso? Allora andiamo a leggere l'attributo display. Questo va a prendere il div descrizione azienda, va a prendere l'attributo display. Sappiamo che show e hide ovviamente lavorano con l'attributo display. Oppure andiamo anche, non ricordo se ci sia un metodo jQuery. Andiamo a vederlo. No, questi sono selettori per vedere se sono visibili oppure no. Hide. Nasconde l'elemento, vediamo solo che è esatto. Questo è equivalente a display none. Ok, quindi se vado a interrogare display, ah, non è punto CSS, non è punto attr, scusate, perché l'attr sarebbe style che ha come valore display. In realtà usiamo il metodo CSS che se il valore della proprietà CSS display di questo elemento non è none, cioè non è nascosto, chiamiamola var visibile, allora questo elemento, vabbè, mettiamo, scusate, non mettiamo troppe negazioni se no mi perdo. Se il display è none, allora non è visibile. Altrimenti è visibile. È molto prolisso come codice, ma tanto per capirci. A questo punto qui ci ricordiamo se era visibile
e se era già visibile non lo mostro, quindi if not visibile, quindi se prima era nascosto adesso lo devo mostrare, faccio lo show, se prima era visibile non lo devo mostrare, quindi va bene aver spento tutto. Questo forse, vediamo se funziona, come sempre al primo colpo non si può mai dire. Allora, qui lavorando su nomi diversi funziona, se riclicco sullo stesso nome mi è andata bene, lo chiude, anzi anche se clicco sulla descrizione. Poi magari ci sono modi più furbi di farlo, ma questo ci siamo arrivati incrementalmente. Quindi, adesso poco per volta, quando dovremo costruire, tra l'altro l'ultima cosa, su questo codice, ricordiamoci che questo codice adesso l'abbiamo messo di esempio, ma in realtà viene generato dinamicamente, quindi da una view che va a pescare i dati da un bin. Semplicemente ciò che abbiamo adesso è un frammento di testo da replicare n volte, che è quello che genererà la view. Né il bin né la view non sanno niente di JavaScript. Sanno che devono generare l'HTML fatto in questo modo e poi ci penserà il lato dinamico e la combinazione del JavaScript e dei fogli di stile a decidere se queste descrizioni devono essere sempre visibili oppure solamente cliccandoci sopra, e se ci clicco sopra se compaiono sotto, se compaiono a fianco, se compaiono in un pop-up. Questo è del tutto ignoto alla view che genererà l'HTML. Viene fatto tutto in un secondo momento. E questo si chiama, è un metodo di programmazione che si chiama JavaScript non intrusivo. Se io faccio un sito che funziona già da solo senza JavaScript, ha delle pagine sensate, se io non riuscissi a caricare quei fogli di stile, se non riuscissi a caricare il JavaScript o il browser non lo eseguisse per qualche motivo, funziona. Poi ci aggiungo delle cose. A differenza di molti altri siti invece che sono zeppi di JavaScript direttamente nel codice HTML e diventano quasi ingestibili poi se uno deve poi trasportarli o cambiare layout o modificare dei comportamenti. Quindi noi cercheremo sempre di partire da un HTML pulito ma ben marcato, con gli span, con i div, con le classi, con gli id, dicendo, beh, io ti do le maniglie a cui agganciarti in un secondo momento, poi deciderai tu se dovrai arrampicarti da questa parte oppure da un'altra, quale maniglie utilizzerai. E poi ci pensano, CSS e JavaScript, questi sì devono essere molto interacciati tra di loro, perché di fatto usano le stesse informazioni, gli id e le classi, e l'annidamento dell'HTML. Ciò che faremo la settimana prossima è quella di, oltre a fare esercizi su questo, anche imparare in jQuery, in JavaScript in generale, ma nello specifico in jQuery, a fare anche delle chiamate remote. Ad esempio sul fatto che questo testo qui, immaginate che possa essere lungo, io nella pagina HTML devo precaricare tutto, 100 aziende, la descrizione di ciascuna di queste aziende può essere lunga, può contenere delle immagini o altro, devo precaricarla tutta. E poi JavaScript fa solamente il giochino delle tre carte di mostrarla o nasconderla. Ciò che ci piacerebbe fare è che nel momento in cui l'utente clicca su una voce, solo in quel momento io chiedo al server la descrizione di solo quell'azienda, e se l'utente non clicca su nessuna voce ho risparmiato molti kilobyte di trasferimento di dati. Però questo richiede che il codice JavaScript sia in grado di contattare il server per ottenere un div, un frammento di informazione che prima non c'era, e questo sarà il pattern Ajax che vedremo la settimana prossima. Dimmi? Sì, certo.